Ma diciamo che è stata una gara equilibrata, tanto agonismo, tanto contatto fisico e sicuramente il primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio su qualche situazione dove ci è mancata lucidità nell'ultimo passaggio, nella scelta finale e poi abbiamo subito anche la fisicità di qualche giocatore del Chieti, soprattutto sulle rimesse laterali di salto. Situazione un po' che abbiamo sofferto, però ripeto, la partita è stata equilibrata, quindi soltanto un episodio poteva sbloccare il risultato. Penso che il pari sia il risultato più giusto. Entrambe volevano la vittoria, erano alla ricerca dei 3 punti, ma per guadagnarsi 3 punti in questo momento bisogna dare un po' qualcosa di più tutti quanti. E quindi per me non è una questione degli attaccanti, è una questione di squadra. La prestazione deve essere una prestazione importanti, non bastano più prestazioni sufficienti, buone, perché i punti sono pesanti, ognuno ha un obiettivo da portare a termine e quindi siamo al momento cruciale del campionato. Bisogna dare qualcosa in più per portare via le vittorie. A differenza del giorno d'andata, magari dopo, poi i valori erano un po' superiori e in modo o un altro riuscivi a vincere le gare. Adesso, cioè, col mercato di dicembre, dico sempre che da gennaio in poi è un altro campionato, i fatti mi stanno dando ragione perché c'è grande equilibrio e tanti pareggi e portare via le vittorie non è facile. Grazie Enrico Di Fabio, Rete 8. Mister, buon pomeriggio. Spostandoci dalle singole occasioni, più parlando del tatticismo, comunque delle transizioni appunto tattiche, tecniche della squadra, dov'è che poteva fare meglio il Pinedo? Tralasciando gli ultimi 16 metri dove magari è stato un po' imprecisa, ma parlando più dal punto di vista tattico, cosa avreste cambiato? Ma io ho parlato di un intervallo che per creare, per vincere prestazioni, occorre giocare. Noi oggi mi è sembrato che avevamo paura un po' di giocare, e la prima giocata era sempre lunga, c'era poco fraseggio, quindi la frenesia a volte di cercare la vittoria a tutti i costi non ti porta poi all'interpretazione giusta della gara. Secondo me dovevamo avere più pazienza a giocare la palla e mettere in pratica, ecco, il nostro gioco. Bisogna dare merito al Chieti, che è una squadra forte, aggressiva, che un po' ti limita in queste situazioni, e non a caso ha battuto il Senigallia 2 volte, ha pareggiato in 10 al Bologna, domenica mancato poco che vincevano in 9 con Nova Florida, quindi il Chieti sicuramente è una squadra che piace per l'atteggiamento che ha in campo, però noi al di là della forza squadra avversaria dovevamo un po' giocare di più, palleggiare di più, trovare lo sviluppo a noi consueto. Oggi sicuramente questa nota negativa al di là della qualità dell'ultimo passaggio, dove sicuramente abbiamo sbagliato qualche ripartenza perché ce ne sono state importanti e lì potevamo far male, e abbiamo giocato meno bene di altre volte per quanto riguarda la costruzione del gioco. Mister, è mancato forse l'uomo tra le linee che veniva a liberare, forse a sviluppare più gioco anche in transizione offensiva. Un'altra domanda e chiudo: se aveva notizie sull'episodio, non so se secondo voi quello del gol vi siete parlati, vi siete Ho visti. detto un attimo a Giambè se era in fuorigioco, lui mi ha detto pensa di sì, quindi adesso penso che non ci sia dubbi. Quindi, per giocare tra le linee, l'ultima mezz'ora, 25, avevo messo Emili, quindi giocavamo Emili e due attaccanti cercando un attimo di creare qualcosa in più. Qualcosa, anche lì ci è mancato l'ultimo passaggio perché tra le linee, Emili ha avuto due paio di giocate, invece poteva trovare la conclusione, abbiamo fatto il passaggio, erano andato in bombine. Le azioni si concretizzano quando fai qualcosa di pericoloso. È anche una situazione che Giambè a tu per tu col portiere poteva scartarlo, poteva tirare e c'è stato un contatto fisico. Lì era una situazione importante e dove potevamo far male. Però tutto sommato io analizzo sempre i 90 minuti per quello che abbiamo fatto noi per la prestazione. Penso il pareggio sia il risultato giusto. Daniele Rossi a tutto campo. Ciao mister, Ciao. all'inizio hai abbandonato l'idea di giocare con i 2-3-4 con Emili inizialmente in panchina. È stato questo forse il punto su cui avete maggiormente risentito per lo sviluppo della manovra, o l'avevi preparata in maniera diversa, cioè con gli esterni che salivano e ti creavano la superiorità numerica? Allora, oggi è da tempo che manca il nostro regista che è Losicco, quindi oggi ha ripreso dopo 4 partite, quindi per noi è un giocatore importante come play, come aggressività, e quindi bene che l'abbiamo recuperato. Ho adattato Domenichelli,
come palleggiatore, diciamo, non è il ruolo suo, l'ha fatto discretamente, anzi ha sferrato pure il gol, è stato forse il giocatore più pericoloso in quella situazione e in quella fase della partita. Però ecco, ripeto, la partita bisognava trovare uno sviluppo migliore. Nel primo tempo sicuramente nella zona di Milani c'era più spazio e potevamo sfruttare meglio l'uno contro uno di Milani su quella zona di campo. Ho parlato in continuazione con i ragazzi durante lo sviluppo del primo tempo per andare in quella zona dove magari Milani c'aveva qualche spazio per poter far male in base alle caratteristiche. Dovevamo insistere più da quella parte per mettere il giocatore nell'uno contro uno, quindi forse in quella fascia, parte di campo, potevamo far male. Ci sono altre domande? No, solo se adesso anche le tante partite, c'era il recupero, la Coppa, ecco, forse anche questo il figlio della prestazione della difesa un po' compassata, sì, comunque c'è. È chiaro che noi, sapete un po', è da tempo che abbiamo qualche problematica fisica di qualche giocatore. Giambè è stato fuori 2 mesi, Allegretti 2 mesi, Elosic 1 mese, Della Quercia ancora fuori. Poi dopo non è detto che quando c'è la disposizione il giocatore ha la condizione subito per fare la partita a un livello importante. Bene che l'abbiamo recuperato, perché in questo rush finale per le partite così ravvicinate abbiamo bisogno di tutto l'organico. Sapevamo di incontrare una squadra di qualità, purtroppo. Cioè, i punti dicono che se sta là su qualche cosa ce l'ha, ed è evidente che veramente è una buona squadra, cerca di giocare sempre la palla, ha dei singoli che ti possono sempre inventare un qualche cosa. Io non sono tanto d'accordo sulla migliore prestazione, perché per me la migliore prestazione è stata quella di Avezzano, secondo me, per 60 minuti, 70 minuti, poi dopo abbiamo preso gol, però ripeto, se noi oggi non la mettevamo sull'intensità, sull'aggressività, facevamo fatica. Abbiamo fatto a volte degli errori su delle scelte, infatti lo dicevo tra il primo e il secondo tempo, su alcune transizioni facevamo, forse si portava un po' troppo palla, mentre potevamo leggerla un po' diverso, però va bene così. Sono contento per i ragazzi, perché i ragazzi lavorano sempre con voglia, e non è semplice sopportare me sicuramente. La migliore prestazione, io sono d'accordo con il collega, io sa perché come lei osserva il campo, io osservo il pubblico. Certo. È stato un applauso. Sì, sì, bellissimo, mi è piaciuto molto quello della tribuna. Allora, i tifosi nostri sono encomiabili, lo dico sempre, i nostri loro amano. Io oggi sono stato molto molto felice dell'applauso di un minuto dalla tribuna, davvero. Allora, se lei è d'accordo, d'accordissimo. Io penso che questo applauso derivi dalla continuità di gioco che la squadra ha, è vero? Cioè, mi fa piacere, cioè, no, vabbè, ma chi in prospettiva penso che lì già sa che su questa squadra siccome la società guarda in prospettiva. Certo, vabbè, siamo ancora presto, aspettiamo, vediamo. In prospettiva conforto. Cioè, però che Chieti ci ha riservato un applauso, e Chieti ha cultura, l'ho sempre detto all'inizio, ha cultura, ha visto la Serie C, la Lega Pro, e quindi ha cultura di calcio, quindi ha un palato anche fine. Magari a volte non vieni, altre volte perché era un po' nervoso quando abbiamo pareggiato sul finale, mi era dispiaciuto proprio perché stavamo vincendo, forse non stavamo facendo, i ragazzi stavano un po', si erano un po' abbassati e non ci hanno dato magari quella spinta come l'hanno dato oggi. Forse non siamo stati bravi noi, certo, come ha detto lei, ad invogliarli, perché forse palleggiavamo poco, però noi ci prendevamo sempre il meglio dai tifosi, perché pagano il biglietto, sono nel posto, e quindi massimo rispetto per loro. Certo, Giardino. Mister, anche oggi è mancato il gol alla squadra, c'è il rammarico per alcune situazioni dove magari è mancato l'ultimo passaggio, mi riferisco al contropiede finale di Riosa a Cesario, come si migliora questo aspetto? Perché la squadra arriva negli ultimi 20 metri, poi però cosa manca? Purtroppo a volte, sai, ne parliamo, è da tempo, ma io sono dell'idea che gli attaccanti che ho sono i migliori che posso allenare in questo momento sicuramente, quindi quelli che tengo me li alleno e cerco di trarre il massimo da loro. Purtroppo a volte capita, vedi, come Michele Cesario sbaglia il rigore, magari il ragazzo ci rimane male, ma adesso noi dobbiamo, questi sono i nostri attaccanti e ribadisco, sono i migliori nostri attaccanti. Sono invece più dell'idea, non dell'ultima transizione che lei diceva,
ma più su quando ha calciato Spinelli e ha ribattuto il portiere. Là devi andare in porta. Più là sono rammaricato. Mister, buonasera. Innanzitutto, vedendo come era stata approcciata anche la gara con questo Pinedo, che ovviamente sappiamo tutti, i numeri lo dicono, è una corazzata, secondo me lei deve essere soddisfatto del fatto di come ha reagito dopo il primo quarto d'ora, dove loro volevano attaccare, voi invece avete trovato coraggio, siete andati in avanti e avete confermato questa voglia di lottare, soprattutto questa voglia e capacità di mettere in difficoltà formazioni ambiziose. Perfetto, perfetto. Noi siamo partiti sicuramente un po' contratti e questo non deve accadere, perché i primi 10 minuti eravamo un po' troppo sotto linea palla e loro hanno avuto quelle due occasioni sul lato di Giovanni, sul di Rienzo, dove sono riusciti ad entrare, sì, questo è vero. Però, come ha detto sempre lei, giustamente siamo stati bravi poi dopo a prendere coraggio e ad alzare il baricentro, e quindi siamo riusciti ad andare a prenderli alti, e quando abbiamo alzato il ritmo, abbiamo alzato l'intensità, penso che li abbiamo messi in difficoltà. E se andiamo poi dopo, come diceva anche il suo collega, ad analizzare quante occasioni sono stati da un lato e dall'altro, penso che ai punti penso che la squadra nostra avrebbe meritato, quindi sono più che contento della prestazione dei ragazzi, ma bisogna sempre migliorare, non bisogna poi dopo adagiarsi su quello che hai fatto. Quindi noi questa la prendiamo come buona, però domenica abbiamo un'altra finale, che è quella di Tolentino. Quindi a questo, oggi magari chi riesce a stare in famiglia, chi riesce a tornare a casa, da martedì iniziamo subito a preparare la partita di Tolentino, che è una partita importante. Con un Tolentino che sembrava morto invece. Ma qui non penso che ci siano squadre morte, qua nessuno ti regala nulla, vedi? Magari sulla carta tu vai a vedere il Pineto, il Chieti, ci sono. Non so quanti punti di differenza, perché non la vedo poco la classifica, e poi dopo non penso che in campo ci sia stata questa diversità di punti, penso, no? Quindi questo è un campionato abbastanza livellato, magari in tanti dicono che è mediocre, che è scarso. Io ho fatto l'F, il G, l'H e l'I, ho fatti quasi tutti i gironi del centro-sud, e questo è un girone nel senso che c'è molta qualità, si riesce a giocare a calcio, forse non trovi quei campi come in Campania infuocati, ma qua c'è qualità, ci sono molti giovani interessanti che vengono da settori giovani lì, professionisti interessanti, loro ne avevano qualcuno oggi bravo, quindi è un campionato, un buon campionato. Poi ogni anno poi dopo magari si fa sempre, ma l'anno scorso ci siamo salvati a 49, quest'anno sarà ogni anno un campionato a 6, non c'è mai una logica. Che vittoria, ci sta più tranquillo. Certo che noi hai ragione, siamo. Non penso che noi giochiamo per non vincere. Adesso parlare di vittoria è difficile perché tutti stanno. No, vedi, però anche voi dovete, che siete molto attenti in queste cose, se andate a vedere nelle ultime 2-3 partite del nostro giro sono quasi tutti pareggi. Perché adesso si sta iniziando ad andare, perché il giro di ritorno è un altro campionato. Quindi già smuovere la classifica, fare punti è importante. Sì. Buonasera. Buonasera, io mi ricollego anche a quanto detto dal collega per gli applausi, insomma, dell'Angelini, e credo siano dettati anche dal carattere che questa squadra sta dimostrando. Mi riferisco anche e soprattutto al pareggio di domenica scorsa, in 9, avete anche rischiato di vincerla, e questo sicuramente, credo perlomeno, così che ti fa assolutamente piacere. Ovviamente vincere, come diceva il collega, è meglio, però certo, quando non si riesce a vincere importante non perdere. La prestazione è comunque importante non perdere. Certo. E mi ricollego anche a quanto detto da lei, perché sono assolutamente d'accordo sul fatto che in una partita del genere, dove la disparità tecnica magari dai numeri è elevata, fronteggiarli a viso aperto magari può essere meglio che schiacciarsi e lasciare il gioco. Bravo, complimenti, è così, perché se li facevamo giocare avremmo sicuramente. Ma poi nel nostro DNA, del nostro spogliatoio, del mio modo di vedere, te la devi giocare, è anche perché siamo in una piazza importante, siamo a Chieti, non è che siamo in una piazzetta, quindi devi sempre onorare e quindi far capire che sei il Chieti calcio e devi comunque cercare di imporre il tuo gioco, a prescindere. Dispiace perché pure noi vogliamo vincere, vorremmo regalare tante vittorie ai nostri tifosi, che è giusto che sia così, però a volte non vengono, a volte. Negli ultimi periodi è stato, vedi, abbiamo vanificato in una settimana, in 2 minuti, vedi Avezzano, vedi Notaresco, 3 punti buttati su due piazzate a partite finite. Questo è dispiacere, però ci rifaremo, e la prestazione di oggi, come quella di domenica, come ha detto lei, è un buon viatico per il finale del campionato. Ultima, no, mister, due cose.
la prestazione di oggi ha evidenziato ancora una volta la grande solidità difensiva di questo Chieti, anche al cospetto di uomini come Giambe e Maio, non era facile contenere le loro sfuriate. E poi un altro aspetto volevo toccare, ci sono state delle decisioni arbitrali parse quantomeno dubbie, volevo un suo giudizio. Allora, per quanto riguarda il riparto difensivo, come dicevamo prima, sono numeri e questi stanno facendo bene, ma poi sono tre giocatori e più quelli che purtroppo non ci abbiamo Mollica da tempo, perché è un altro buon giocatore, è lo stesso Vaccaro, e i giovani che subentrano fanno bene, ma io penso che tre difensori come ce l'abbiamo noi in tanti ce li invidiano, come ho sempre detto, però sono anche supportati da un centrocampo che gli fa bene filtro, e magari anche la fase difensiva dei nostri difensori, vedi anche lo stesso Riosa che spesso magari è poco lucido sotto porta, ma ti fa un lavoro importante. Per quanto riguarda la decisione, quello che fanno gli arbitri, sono frasi fatte, direi sempre le stesse cose, non siamo, però ve l'avete visto e quindi lascio giudicare più a voi che... Però ultimamente sta capitando un po' troppo spesso. Allora la faccio arrabbiare perché il direttore di gara ha già esaurito in Serie C. Lo conosco, no? No, ma tra l'altro ha fatto anche Barretta, capito? Lo conosco, io conosco bene, riconosco, però purtroppo penso, io non l'ho vista l'immagine, dalla panchina magari è una visione, poi magari la vai a rivedere e è un'altra visione, se più voi che l'avete vista. Però è anche vero che se un arbitro è già tra i professionisti vuol dire che uno che vuole ambire, quindi magari... È sempre buona fede, questo è sudato. Sinceramente io sono andato forte sulla ribattuta, mi sono sentito venire addosso da dietro e mi sono buttato. Secondo me c'era. Poi l'arbitro non se l'ha sentita evidentemente. Perché ha detto mi sono buttato? Se mi spingono mi sono buttato. Quindi ho capito bene, quindi più sigillo di questa, sì, ok, grazie. Ho sentito spingere. Abbiamo sottolineato prima anche con il mister la grande prova del Chieti, ancora una volta però è mancata la stoccata che vi permette poi di acquisire l'intera posta in palio. Come si fa a migliorare questa fase offensiva anche alla luce del fatto che bisogna fare punti per archiviare il discorso Santelli? Sì, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, comunque sia li siamo andati a prendere alti senza paura e li abbiamo messi in difficoltà perché loro lanciavano sempre la palla lunga. E sì, negli ultimi metri comunque sia manca quella giusta cattiveria per fare gol. Voi attaccanti come state vivendo questo momento? Perché poi tutti girarci intorno, il problema del Chieti è il gol. Sì, secondo me non è solamente un problema di attaccanti. E sicuramente noi siamo stati presi per fare gol. E purtroppo per un attaccante è dura non fare gol. Quindi un po' la stiamo soffrendo, però il mister ci vuole far sempre stare tranquilli perché dice che prima o poi il gol arriva. Ti abbiamo visto giocare da quinto, da centravanti che poi è il tuo ruolo. Come nasce questa idea di farti giocare quinto di centrocampo? Ti chiedo se è un ruolo inedito per te, se l'avevi già fatto prima. E comunque ti stai ben comportando anche in quel ruolo, sei stato tra i migliori nelle ultime partite proprio in quel ruolo. Sì, è nato tutto secondo me a Vasto Girardi quando sono entrato e siamo rimasti in 10. Allora il mister mi ha spostato mezzala e comunque sia secondo me mi sono comportato abbastanza bene. E il mister il martedì in allenamento mi ha detto che secondo lui potevo fare quel ruolo o mezzala o quinto. Allora mi ha provato e ha visto che comunque sia ci posso stare e mi sta provando lì. Comunque sia non l'avevo mai fatto, la prima volta. E sta andando abbastanza bene, penso. È vero poi che i giocatori si mettono sempre a disposizione del mister, della squadra, lo si dice sempre, ma tu dentro di te come ti senti poi a ricoprire questo ruolo e allontanarti a volte dalla porta, dalla rete di gol? Io mi sento bene, e mi metto sempre a disposizione del mister, perché un giocatore si sa, vuole giocare, ovunque lo si mette, uno cerca di dare sempre il massimo.